Ciao ragazzi, sono Juventino americano Francesco e niente, sto qui nella mia terrazza perché si sta bene, c'è un fresco, si sta benissimo. E allora dico, vabbè, facciamo un video per i nostri amici. Faccio questo video così, tanto per parlare così 5 minuti, 5-10 minuti o anche meno, vedremo un po'. Niente, allora ragazzi, come sapete tutti quello che è successo, però vabbè, purtroppo bisogna andare avanti, la vita continua e niente, domani giocherà l'Italia, anche se non penso che noi dei Fantastici 6 nessuno farà la live per rispetto sia per Marco che per Antonio e nessuno farà la live. Poi non lo so se qualcun altro farà la live, vedremo. Comunque io non lo so, non penso di entrare su nessuna live domani, forse da David se la fa, non lo so, 5-10 minuti, però diciamo per rispetto di Marco e di Antonio non penso che vada da nessuna parte. Niente, comunque domani ragazzi l'Italia gioca con l'Austria e speriamo di vincere perché se vinciamo domani poi dopo continuiamo ad andare avanti e vedremo un po', diciamo così. E niente, io penso che l'Italia è una bella squadra e penso che ce la possiamo fare, domani penso che ce la possiamo fare, poi dopo alla prossima non lo so, vedremo un po'. Comunque io voglio dare. Faccio questo video perché anche voglio dare un abbraccio al mio amico Marco, perché so che non sta tanto in una buona condizione, perché gli voglio dire di essere forte, perché purtroppo ci siamo passati tutti. Io ci sono passato, avevo 3 anni e mio babbo è morto, io nemmeno l'ho conosciuto. A 18 anni è morta mia mamma, diciamo che a 19 anni sono rimasto solo e l'unica persona che mi era rimasta era mio nonno, che sinceramente mi ha fatto come babbo, perché chiaramente mio babbo è morto quando avevo 3 anni e lui mi ha fatto come, diciamo, da babbo. E diciamo che l'unica volta che veramente sono stato come veramente malissimo, quando è morta la mia mamma, chiaramente, ma quando è morto mio nonno veramente sono proprio, diciamo, partito per 3-4 giorni, ero proprio fuori di testa. E niente, però purtroppo la vita è questa e lo voglio dire a Marco, perché Marco è un grande mio amico. E niente, gli voglio dire che devi essere forte e la vita purtroppo continua, lo so che stai passando dei momenti difficilissimi, lo so, però dai, essere forti, dai. Non, il problema è questo, se più ci pensi peggio è. Lo so che è difficile, Marco, lo so, però ce la devi fare. E poi dopo vedrai che dopo un po' di tempo passerà, purtroppo è andata così. La vita è così, ragazzi. Oggi ci sei, domani chissà. E purtroppo non è per me, non è per Marco, non è per tutti. Perciò bisogna prenderla come viene e sperare di fare il nostro meglio. E chiuso lì. Non è che possiamo fare altro, perché qui non c'è nessuno Dio che fa risorgere persone o altre cagate. Perciò ragazzi, quando uno se ne va, se ne va, ci guarderà da lassù, domani guarderà la partita insieme a noi e forse starà anche meglio di noi, chissà, nessuno lo può sapere. Perciò comunque ragazzi, io faccio questo video come ho detto perché sono qui tranquillo, nella sera anche se passa smoke. Ho passato un paio di giorni che sinceramente non stavo bene perché per il fatto di Marco e Antonio non è che me la so passata bene,
Ma no, perché, ecco, diciamo che con Marco sono molto più amico perché Antonio non è che lo conoscevo tanto, però io diciamo che sono una persona molto emozionale, perciò quando sento persone che muoiono in quella maniera a 35 anni, diciamo che mi gira il cazzo e dopo mi emoziono e sono fatto così, ragazzi. Poi dopo ci sono altre persone che hanno una differenza, diciamo, ognuno è come è. Altre persone magari la sentono dentro, altre persone la fanno vedere fuori. Io sono così, io mi emoziono e avete visto sul video, mi sono emozionato perché anche se non lo conoscevo, per me è un ragazzo di 35 anni, ci ho parlato 3-4 volte, anche se non sono amici, però per me diciamo che era sempre una persona che ho conosciuto e sentire che è morto a 35 anni, diciamo, mi è girato il cazzo di brutto, diciamo, ecco, e per quello mi sono emozionato e io sono fatto così, ragazzi. Poi dopo c'è gente che non si emoziona, magari non lo fa vedere, ognuno ha la sua personalità, non è che. Comunque, ragazzi, a parte questo, io penso che è meglio che non ne parliamo più, ma no perché. Anche per Marco io penso che è meglio che non ne parliamo più, dai, ragazzi, ormai purtroppo è andata, non è che ci possiamo, se potevamo fare qualcosa lo faremo, ma no, non possiamo fare più niente, purtroppo è andata così, come è andata così con altri, avete sentito Luca, il suo fratello, la sua mamma, diciamo che purtroppo ognuno ha le sue, e così è purtroppo. Perciò io voglio mandare questo messaggio a Marco, perché voglio che lui deve essere forte. Deve essere forte e pensare che la vita non è finita. Capito, Marco? La vita deve andare ancora avanti, perché tu sei giovane. Perciò ti capisco, perché lo so, però purtroppo è andata così. E te non ci puoi fare niente, non ci può fare niente nessuno, perciò io ti chiedo solamente di fare il meglio per te e purtroppo lo so che è difficile, se ti dico non pensarci più lo so che è difficilissimo, però cerca magari, non lo so, di svagarti in qualche altro modo, non lo so, però io te lo dico che ci sono passato, perciò difficile, comunque vedrai che prima o poi passerà. Comunque ragazzi, domani sempre Forza Italia, perché anche se, come ho detto, la vita deve andare avanti, Forza Italia, e speriamo che vinciamo e poi dopo vedremo. Comunque do sempre un abbraccio a Marco, ciao.